secondo argomento, lei che cosa pensa di questa, diciamo, incursione di Di Maio e di Battista ieri a Parigi a incontrare i leader del movimento dei gilet gialli? Ma io penso che in questo momento ci sarebbe bisogno nel nostro paese di avere un governo più vicino alle esigenze dei cittadini. Poi capisco che ormai, ma questo l'abbiamo detto da tempo, il governo, che non è proprio una cosa normale, sta in campagna elettorale permanente, dalla televendita di ieri della prima card sul reddito cittadinanza ai gilet gialli a Di Battista che torna dal viaggio per fare la campagna elettorale e raccontare le storielle. Un governo che governa deve cominciare a fare il rendiconto delle cose fatte, e quando vai a fare l'elenco ti trovi di fronte a promesse non mantenute, a propaganda politica, a campagna elettorale permanente. Se penso alle promesse e agli impegni sulla manovra di bilancio per gli enti locali, potremmo aprire un'enciclopedia, eppure c'è una delusione profonda. Insomma, benissimo incontrare chiunque, forse loro hanno un po' perso il contatto con la realtà del nostro paese e con la gente, quindi anche io sono molto attento di quello che accade a Parigi, per esempio, e seguo con molta attenzione, ed è giusto che sia così. Vorrei dal mio governo, cioè non perché l'ho votato, ma è il governo della Repubblica Italiana, una maggiore attenzione per quelle che sono le disuguaglianze, i territori, i beni comuni, e smetterla con una campagna elettorale senza fine, in più con una propensione di inguardabilità di tipo mediatico commerciale che non si era mai visto nella politica del nostro paese.